Cari amiche e cari amici, questa è una puntata del Simposio, il nostro incontro settimanale in collaborazione con l'Accademia Adriatica di Filosofia e il Corriere delle Regioni. Ospiti fissi, Don Curzio Nitolia e il professor Lamendola. Buongiorno, Don Curzio. Buongiorno a voi. Buongiorno, professor Lamendola. Buongiorno. Allora, come abbiamo analizzato nel commento alla Pascendi Dominici Gregis, Papa San Pio X era perfettamente consapevole della drammaticità che la Chiesa Cattolica viveva durante i primi anni del Novecento e purtroppo non solo in quegli anni. Ed era a conoscenza sia delle infiltrazioni massoniche, sia del lavoro luciferino dei nemici della Chiesa in generale anche. E per questo fece proprio una vera e propria resistenza, si oppose a quanto accadeva e provò in tutti i modi a reagire a questo pericolo modernista. Come abbiamo visto nelle precedenti puntate, i modernisti avevano adottato molte strategie, tutte volte a distruggere la tradizione e la vera dottrina. La massoneria era arrivata a occupare perfino alcune cariche ai vertici della Chiesa con un'estrema rapidità. Ricordate che Pio X diceva: la mia grande sofferenza è che i nemici non sono più fuori, ma sono all'interno della Chiesa adesso. E insomma, per tutti questi motivi, non ritenendo sufficienti i mezzi adottati per la soppressione del modernismo, San Pio X impose a tutti i seminaristi e anche ovviamente ai sacerdoti un giuramento della fede, che poi in seguito prese il nome di giuramento antimodernista, che era finalizzato a frenare per quanto possibile il diffondersi delle eresie legate appunto al modernismo. Questo giuramento antimodernista fu introdotto da Papa Pio X il 1 settembre del 1910 e fu abolito, guarda caso, dopo la chiusura del Concilio Vaticano II da Papa Paolo VI nel 1966. E allora, come complemento della Pascendi, ho pensato insieme agli amici presenti di rendere noto questo giuramento che non è conosciutissimo. E quindi due puntate, quella di adesso e la prossima, saranno dedicate proprio al commento a questo giuramento, che aveva proprio una formula precisa. Iniziava in questo modo, ve lo leggo. Io, e qui si pronunciava il nome e cognome, accetto e credo fermamente sia all'insieme che alle singole verità che la Chiesa, col suo magistero infallibile, ha definito, affermato e dichiarato, principalmente quei capi di dottrina che si oppongono direttamente agli errori del nostro tempo. Queste sono le parole d'inizio proprio del giuramento, che, come vi ho detto, divideremo in due parti. Ora ci occuperemo della prima parte, la prossima volta riprenderemo la seconda parte, la concluderemo, e così concluderemo tutta la serie dei simposi, di questi incontri settimanali dedicati a San Pio X e alla Pascendi Dominici Gregis. Poi, rispetto ai simposi, continueranno sempre con scadenza settimanale e ci occuperemo di altri argomenti. Bene, comincio allora, vado avanti con la lettura del primo punto. Credo che Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza e perciò anche dimostrato col lume naturale della ragione per mezzo delle opere da lui compiute, cioè per mezzo delle opere visibili della creazione come causa per mezzo dell'effetto. No, scusate, come la causa per mezzo dell'effetto. Don Curzio. Allora, già il Concilio Vaticano I aveva definito come dogma, ci sono due costituzioni del Vaticano I, la Dei Filius, rapporti tra fede e ragione, e poi la Pastor Eternus sul primato del Papa e l'infallibilità del Papa. Poi purtroppo entrarono a Roma i piemontesi, quindi dovettero interrompere il concilio, quindi si fermò a queste due costituzioni dogmatiche. Nella costituzione Dei Filius, Pio IX e il concilio, tutti i vescovi uniti al Papa, definirono che si può dimostrare con certezza l'esistenza di Dio col lume della ragione naturale,
partendo dagli effetti, dalle creature, si risale alla causa, il creatore, per il principio di causalità, negato dalla filosofia moderna. La filosofia moderna dice che non c'è un principio di causalità. Se c'è un effetto, non c'è una causa. Quindi c'è un banco, una sedia, un tavolo, un armadio, ma non c'è una causa, non c'è un falegname che l'ha fatto. C'è un orologio, non c'è l'orologiaio che ha fatto l'orologio, non c'è nessun nesso di causa ed effetto, come l'elisir di lunga vita, che te lo iniettano e muori stecchito per strada 5 minuti dopo, ma non c'è un nesso di causa ed effetto. È come la storia che lei raccontava del camionista che schiaccia il povero disgraziato che stava per la strada, arrivano i super esperti e fanno l'espertise e dicono: no, questo qui non è morto investito dal camion, c'è nessuna rapporto di causa effetto, aveva gli abiti troppo stretti perché era ingrassato. Allora, San Pio X riprende nel 1910, in questo giuramento antimodernista, che dovevano prestare, io l'ho prestato il giorno prima di essere ordinato suddiacono, poi l'anno successivo al diaconato e l'anno successivo al sacerdozio. Si ripresta l'ultima volta coloro che divenivano vescovi. Nel 66 Paolo VI ha fatto questo credo, e che tutti sbandierano come la bandiera dell'ortodossia di Paolo VI, però questo credo di Paolo VI è stato fatto apposta per rimpiazzare e per togliere di mezzo il giuramento antimodernista. Quindi è un credo in cui riafferma i 12 articoli della fede cattolica, però in maniera molto meno forte del giuramento antimodernista, e ha fatto fuori il giuramento antimodernista. L'incipit è molto forte. Si fa una cerimonia, ogni ordinando deve andare all'altare, ci sono le candele accese e c'è il Vangelo messo sull'altare e lui poggia la mano destra sul Vangelo e quindi recita la formula del giuramento antimodernista. Io professo e credo tutte e ciascuna delle verità. Una di queste è proprio quella che lei ha ricordato adesso. Contro l'errore del fideismo o del tradizionalismo filosofico, il quale svalutava totalmente la ragione umana, di fronte al razionalismo che diceva la ragione può tutto, addirittura crea la realtà, il fideismo o tradizionalismo filosofico de Bonald de Maistre dicevano: no, la ragione non può nulla e tutte le verità debbono esserci o rivelate, contenute nella scrittura, o dalla tradizione. E invece la sana ragione ha sempre, non è che il Vaticano I se lo sia inventato nel 1869-70, i padri della Chiesa e dottori, San Tommaso d'Aquino, hanno sempre detto che Dio, l'esistenza di Dio può essere dimostrata con certezza. Lo troviamo anche rivelato nella Santa Scrittura, nell'Antico Testamento, nel libro della Sapienza, capitolo 13, e nell'Epistola ai Romani di San Paolo, al capitolo primo. Sono stolti coloro che non si sono sollevati dagli effetti alle cause, quindi dalla creazione non sono risaliti al creatore. È una verità quindi rivelata che l'uomo con la ragione può dimostrare l'esistenza di Dio, è contenuta nella Santa Scrittura, i padri della Chiesa in maniera unanime l'hanno affermata, e poi è stata definita dal Magistero della Chiesa, ripresa da San Pio X. Perché? Perché il modernismo, facendo proprio l'agnosticismo, come abbiamo visto l'altra volta, la filosofia moderna, dice che l'intelletto umano non ha più la capacità di conoscere la realtà, e nessuna capacità. Arriva a delle certezze in maniera soggettiva perché sono postulate dal suo sentimento profondo e oscuro, ma la ragione non può conoscere la cosa come è in se stessa, è Kant. E allora negano la capacità della ragione di conoscere la realtà, negano i principi primi per sé noti, il principio di non contraddizione, negano il principio di causalità e quindi l'uomo non può neppure conoscere l'esistenza di Dio. E il Papa qui invece obbliga tutti
tutti coloro che ricevono gli ordini sacri dal suo diaconato in poi a prestare giuramento solenne, di modo che chi poi lo nega è uno spergiuro anche, e a professare per essere ordinato conditio sine qua non, altrimenti non ricevevi gli ordini, che l'esistenza di Dio si può dimostrare con la ragione. Quindi la ragione umana ha la capacità di cogliere la realtà e poi di risalire sino alla causa prima di cui conosciamo solo l'esistenza, non l'essenza, lì ci vuole la rivelazione. Tutto qui. E dico soprattutto ai più giovani che in quei tempi il giuramento aveva molta importanza. Quando Don Curzio ci ha parlato dell'incipit, di questa intensità fin dall'inizio del giuramento. E tra l'altro, quando io ero giovane, ancora si multavano le bestemmie, sembrano veramente altri tempi quelli lì. Allora vado al secondo punto perché, caro professor Lamendola, si lega al primo, quindi può tranquillamente riprendere anche il discorso di Don Curzio. Secondo punto, ammetto e riconosco le prove esteriori della rivelazione, cioè gli interventi divini e soprattutto i miracoli e le profezie come segni certissimi dell'origine divina della religione cristiana. Questi stessi argomenti io li ritengo perfettamente proporzionati all'intelligenza di tutti i tempi e di tutti gli uomini, anche del tempo presente. Prima di darle la parola, professor Lamendola, volevo dire una cosa a questo riguardo, un'esperienza che ebbi con mia madre. Ieri si ricordava la Madonna delle Tre Fontane, l'apparizione della Madonna delle Tre Fontane. E con mia madre andai da piccolo, insomma, e c'era una pioggia incredibile. Eravamo separati, io stavo con altri amici, poi ci eravamo dati appuntamento su, e mia madre ebbe un miracolo proprio, perché arrivò completamente asciutta, cioè nonostante avesse preso tutta la pioggia, era completamente asciutta, infatti la trovai in lacrime poi. Bene, è un piccolo aneddoto, scusi, Francesco Lamendola, professore, prego. Come ci ha giustamente ricordato adesso Don Curzio, c'è nella Pascendi e anche nello stesso giuramento antimodernista, c'è una pars destruens, ma c'è anche una pars postruens. La pars destruens è la condanna chiara, netta, senza giri di parole, dell'errore, cioè dell'eresia. La pars costruens è questa riaffermata fiducia nella ragione, nella possibilità per la ragione umana di coniugarsi con la fede, sulla scia di quanto ha insegnato San Tommaso d'Aquino. Quindi è veramente notevole il fatto che un papa come San Pio X, che viene dipinto dai cattolici progressisti come oscurantista e arretrato, fosse invece l'ultimo grande rappresentante di quella linea di pensiero che va dagli inizi in fondo, proprio all'inizio della Chiesa, no? Leggiamo già nelle lettere di San Paolo un concetto analogo, in particolare nelle lettere ai Romani, che si può conoscere Dio con la ragione naturale, non lo si può conoscere particolareggiatamente, per questo c'è bisogno della rivelazione. Però a riconoscere Dio creatore di tutte le cose, questo ci si può arrivare, quindi quando la ragione rifiuta di fare questo, rifiuta di rendere omaggio al vero Dio, si mette ad adorare falsi dei, essa deliberatamente volta le spalle alla verità e ne paga il prezzo. Perché quando gli uomini voltano le spalle alla verità, dice San Paolo, impazziscono e si degradano anche dal punto di vista morale. Allora, in questa splendida affermazione di fiducia nella ragione, San Pio X tiene alta la tradizione, la più nobile tradizione cattolica, che è quella di non solo non mortificare il pensiero, ma di incoraggiarlo, di promuoverlo e mostrare come fede e ragione sono due strade che possono procedere parallele e sostenersi a vicenda. Chiaro che alla fine è la fede che compie il passo, fa compiere all'uomo il passo definitivo verso la verità. È significativo che Paolo VI abbia abolito il giuramento antimodernista,
ha abolito anche la preghiera a San Michele Arcangelo, che era stata introdotta da Leone XIII, che veniva recitata alla fine della Santa Messa, proprio perché Leone XIII aveva avuto una visione spaventosa della presenza diabolica nella Chiesa, così si disse all'epoca. E così come ha abolito Paolo VI, l'abbiamo detto l'altra volta, l'indice dei libri proibiti. È come se quell'armatura spirituale, quella corazza, quello scudo, quell'elmo, no, di cui parla San Paolo nella lettera agli Efesini, di cui il cristiano si deve rivestire, perché la vita è una milizia, è una battaglia continua del bene contro il male, è come se questa armatura fosse stata smontata con diabolica perfidia e con metodicità estrema, pezzo per pezzo, in modo da lasciare, le anime disarmate di fronte al male. Vorrei fare un'ultima osservazione. Il fatto che sia stato necessario, diciamo, perché estremi mali, estremi rimedi, il fatto che sia stato necessario che Pio X ricorresse a questo strumento estremo del giuramento antimodernista, dimostra quanto, non dico grave, disperata fosse già la situazione della Chiesa dell'epoca. Perché sarebbe come, se mi sia consentito questa similitudine profana, sarebbe come se un marito, il quale sa che sua moglie lo tradisce, oppure ha motivo di pensare che intende tradirlo, le chiedesse: ma tu non mi tradirai, vero? Giuramelo, giuramelo che mi sarai fedele. È un po' la stessa cosa. Voglio dire, un sacerdote, dei primi del Novecento sa benissimo, perché allora nelle facoltà, nei seminari e nelle facoltà teologiche si spiegava, si insegnava la dottrina cattolica, con un rigore, con una precisione che oggi non esiste più, oggi, dopo il Vaticano II non esiste più. Per cui, mentre un prete di oggi, un seminarista di oggi, un giovane prete, può essere, non dico scusato, ma insomma capito se nella sua crassa ignoranza prende delle cantonate colossali in materia di dottrina, tanto più che oggi c'è questa tendenza a lasciare che ogni sacerdote faccia la sua omelia, faccia il suo catechismo, faccia la sua pastorale così soggettivisticamente. Allora no, allora ai seminaristi e ai giovani consacrati veniva fornita una preparazione dottrinale di prim'ordine, di prim'ordine, per cui se essi nel loro cuore avevano abbracciato le idee moderniste del tutto in parte, già avevano tradito la vera dottrina cattolica e quindi già avevano tradito la Chiesa cattolica. In questo senso è quasi commovente rileggere questo giuramento antimodernista che poi è stato agitato, ancora oggi lo è, no, dagli storici cattolici progressisti come una specie di macchia nella memoria di Pio X, come una specie di anacronistica inquisizione, mentre invece era l'estremo tentativo di porre un'argine. Ultimissima osservazione, i figli delle tenebre sono più astuti dei figli della luce. Quindi, se un galantuomo, quando è chiamato a giurare, si guarda bene dallo spergiuro, un mascalzone non ha nessun problema ad aggiungere alle sue mascalzonate anche lo spergiuro. Quindi, voglio dire, la buona fede, ma un po' forse anche l'ingenuità di San Pio X, si vede dal fatto che lui chiede a dei giovani preti che sono tentati dal modernismo di fare un giuramento sapendo che come i modernisti, perché lo dice la stessa Pascendi, sono capacissimi di mostrare in pubblico una faccia devota e ossequiente alla dottrina e al magistero, mentre in privato coltivano e anche diffondono in privato le idee moderniste, ebbene, un tale tipo umano non ha nessun problema a fare giuramento antimodernista e a rimanere modernista come prima e più di prima. E questa è la partita tra i figli delle tenebre e i figli della luce, sul piano umano, è impari, perché per gli uni è impossibile mentire, per gli altri invece la menzogna fa parte la menzogna, la dissimulazione, la slealtà. Ernesto Buonaiuti che scrive le lettere di un prete modernista, ma non se ne assume mai la responsabilità, nelle quali dice cose molto sgradevoli su San Pio X, con quell'arroganza che è tipica dell'intellettuale che guarda dall'alto in basso l'ex prete di campagna.
tra l'altro, quegli interi gruppi che credono nella doppia morale e nella dissimulazione, ma io apro e chiudo immediatamente questo argomento. Passo al terzo punto. Ecco, invito chi ci ascolta a notare quello che aveva detto Don Curzio nel precedente intervento. Sentite come riprende cioè, meglio, il credo poi come riprenderà questi punti del giuramento di San Pio X. Terzo punto, credo anche con fede ferma che la Chiesa, custode e maestra della parola rivelata, è stata istituita immediatamente e direttamente da Cristo stesso, vero e storico, durante la sua vita tra noi e che è fondata su Pietro, capo della gerarchia apostolica, e suoi successori attraverso i secoli. Don Curzio, in una chiesa dove i teologi e perfino il Papa fa i salti mortali per dirci che l'inferno non esiste, che Gesù è un uomo come tutti gli altri, paragonando a questo terzo punto del giuramento, sta messa maluccio la Chiesa di oggi. Comunque, a lei la parola, Don Curzio. Questo capoverso del giuramento è un capolavoro, riassume tutta l'ecclesiologia e attualissima oggi. È quello che noi diciamo nel credo, credo la Chiesa una santa cattolica apostolica. Quindi è la fede della Chiesa come la si trova nella Santa Scrittura, nella tradizione degli apostoli. Nel credo apostolico noi diciamo credo la Chiesa una santa cattolica apostolica. Allora, che cosa ci dice qui San Pio X? L'aveva già spiegato nella Pascendi, nel Lamentabili del 1907. Qui, 1 settembre 1910, ci ritorna, dà uno strumento a suddiaconi, diaconi, sacerdoti e vescovi per rinfrescarsi le idee, per sapere quello che debbono insegnare, quello che debbono credere, e quello che poi spiegherà anche nel Catechismo di San Pio X, quando gli fa la domanda che cos'è la Chiesa di Gesù Cristo. Ebbene, la Chiesa, qual è la Chiesa di Cristo? È quella che ha istituito Gesù Cristo stesso, il Cristo vero, storico, non quello della fede, vale a dire il Cristo inventato da questa vaga spiritualità soggettiva dei fedeli. Perché secondo i modernisti, i primi fedeli si sono immaginati, avendo un bisogno che viene dal subconscio, un Cristo che è Dio, e quindi questo Cristo avrebbe fondato una Chiesa con dei dogmi, ma è soltanto una costruzione della fede dei fedeli. Il Papa dice no, la Chiesa di Cristo è quella che ha istituito, ha fondato Gesù durante la sua vita qui in mezzo a noi, gli ultimi 3 anni della vita pubblica di Gesù. Ecco, Gesù fonda questa Chiesa. Questa Chiesa è maestra e custode della verità, a dire, deve insegnare la verità che io ho insegnato a voi apostoli, a Pietro e agli altri apostoli sotto Messia Pietro, Pietro e gli apostoli sotto a lui, i vescovi, Pietro è il Papa, gli altri apostoli sono i vescovi, debbono insegnare la stessa verità che Gesù ha rivelato. E non solo è maestra, la Chiesa è custode, la deve custodire, non la deve cambiare. E tant'è vero che nel Vaticano I, nella Pastor Eternus, Pio IX e tutti i vescovi riuniti in Vaticano dicono che l'infallibilità, il magistero, è stato dato al Papa, alla Chiesa, non per cambiare la fede, ma per custodirla invariata, per trasmetterla, per consegnarla, tradere tradizione, tale quale è, senza cambiamenti sostanziali. Quindi già è la condanna implicita dell'evoluzione del dogma. Allora ecco che la Chiesa deve conservare, non cambiare la fede. È per quello che i cardinali hanno detto a Francesco quando hanno esposto i loro dubbi. Il Papa ha questa autorità grandissima, superiore alla quale nessuno ce l'ha sulla Chiesa, neanche tutti i vescovi e tutti i cardinali messi assieme, però ce l'ha, ma è vincolata da quello che Dio ha rivelato, dalla fede, dalla struttura della Chiesa come l'ha fondata Gesù, dalla morale data da Dio, Gesù, vero Dio, vero uomo. Quindi ecco che il Papa non può cambiare questa fede. E se il Papa nella morale, nell'Amoris Laetitia, dà
un insegnamento che non è neanche pastorale, che è meramente esortativo, in cui lede la morale come è stata rivelata da Dio, ebbene ecco che va contro il fine per il quale Gesù ha fondato una chiesa, maestra e custode della verità. È il Cristo storico, quindi non è il Cristo della fede. Gesù è esistito, è un uomo, ne parlano non solo i Vangeli, ma anche autori pagani ebrei, Giuseppe Flavio, quindi ferocemente anticristiani, che non mettono assolutamente in dubbio l'esistenza storica di quest'uomo Gesù di Nazareth. Ora, questa chiesa qual è? È quella fondata su Pietro, perché Gesù che cosa ha fatto? Quando chiede agli apostoli a Cesarea di Filippo, Cesarea di Filippo è una città che è costruita, non so se siete stati mai alla Santissima Trinità, il santuario, c'è questa grossa parete di roccia, in cima ci sono solo degli alberi. Invece Cesarea di Filippo era costruita sopra una roccia come quella lì. E allora Gesù mostra, sta sotto Cesarea di Filippo e chiede agli apostoli: voi, la gente, cosa dite? Cosa dice che io sia? E tu, Elia, un profeta, il precursore? E voi, cosa dite che io sia? Allora Simon Pietro dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù dice: beato sei tu, Simone, figlio di Giona. E allora io ti dico che d'ora in poi tu sei Pietro, Cefa, pietra, come questa pietra che regge Cesarea di Filippo, e io fonderò la mia chiesa sopra la roccia, sopra di te. Quindi ecco che Pietro è il fondamento della chiesa. La chiesa è fondata su Pietro, Pietro che è il vicario di Gesù Cristo, che è il capo della gerarchia degli apostoli, degli undici apostoli. Pietro era il capo. Il papa, come successore di Pietro, è il capo dei vescovi. Quindi, qual è la chiesa di Gesù? La vera chiesa di Gesù è quella che è fondata su Pietro. Tutte le chiese che non riconoscono il primato del papa, definito come dogma dal Concilio Vaticano I, ma insegnato nella Scrittura, nel Vangelo e dai padri della Chiesa, non sono la Chiesa di Cristo. Anche la cosiddetta Chiesa ortodossa orientale è una Chiesa cismatica, non è la Chiesa di Cristo, perché nega il primato di giurisdizione di Pietro, che è il cardine sul quale si muove tutta l'ecclesiologia. E purtroppo i modernisti hanno capito benissimo questo cardine e hanno cercato di scardinarlo, e facendo arrivare al posto di Pietro un modernista, con Giovanni XXIII sino oggi a Francesco. Noi abbiamo dei modernisti che sono arrivati ad occupare il soglio di Pietro. Gesù, la Chiesa, l'ha fondata su Pietro e i suoi successori sino alla fine del mondo, ininterrottamente. Allora ecco come faccio io a riconoscere la Chiesa di Gesù. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Dove sta Pietro, là sta la Chiesa. Siccome la Chiesa è una società visibile, deve essere vista dagli uomini, perché gli uomini sono fatti di anima e di corpo, io devo poterla riconoscere. Deve essere facile per tutti. Basta vedere dove sta il Papa, dove sta la Chiesa, e dove sta il Papa. Ci deve essere un Papa. Il Papa deve essere visibile, in atto, anche se è cattivo, anche se è pessimo, come Giuda era apostolo. Gesù ce l'ha nominato, era un Giuda, era un traditore, ma era apostolo. Pietro ha rinnegato Gesù, però Gesù l'ha scelto e l'ha confermato poi come papa, e la Chiesa di Gesù è quella che è fondata su Pietro. Come Cesarea di Filippo stava fondata sopra una roccia, e Pietro gli cambia il nome, era Simone, figlio di Giovanni, lo chiama roccia, proprio per dire: tu sei il fondamento. Se io togliessi questa montagna rocciosa, Cesarea di Filippo cadrebbe a terra perché è fondata sulla pietra. Tu sei la pietra sulla quale è fondata la mia chiesa. Non solo tu, ma i tuoi successori, quindi i papi, che sono capi della gerarchia di tutti i vescovi, di tutti i cardinali, sino alla fine del mondo. Quindi ci deve essere un papa visibile in atto che governi la chiesa, perché l'apostolicità è una delle quattro note, credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Ci deve essere questa catena, non deve essere mai interrotta da
da Pietro sino all'ultimo papa, ci saranno papi pessimi nell'agire, nell'essere, sono stati eletti papi, come adesso noi abbiamo un presidente della Repubblica, può piacere o non piacere, è stato eletto lui. Ce ne sono tanti di capi che sono stati eletti che non piacciono, ma sono stati eletti. Nella vostra carriera di professori avrete visto dei presidi inetti che però hanno fatto il concorso, l'hanno vinto non si sa come, magari avranno anche imbrogliato, però poi il preside era lui. E di presidi cattivi, forse nella vostra carriera avete incontrato più presidi cattivi che presidi buoni. Però questo non ci pone nello stato di necessità di dire no, quello non è il preside, io non lo riconosco. Purtroppo è il preside, è cattivo, è pessimo. Gli posso dire, guardi, quello che sta facendo lei è del tutto al di fuori, è un abuso di autorità, però il preside, il capo è lui. E quindi ecco questo punto, terzo punto del giuramento antimodernista, racchiude in tre linee, vedete la precisione, la genialità e il buonsenso, la profondità di San Pio X, il Catechismo, la Somma Teologica di San Tommaso, l'imitazione di Cristo. Se lei legge l'imitazione di Cristo, la frase non supera mai il rigo e mezzo, le 2 righe, poi c'è il punto. Si capisce benissimo quello che vuol dire. Lo capiscono tutti, la donna semplice che non ha studiato e il grande mistico. È profonda e bella perché è semplice, perché racchiude, perché riassume e fa la sintesi. E San Pio X aveva questa capacità di fare la sintesi, capacità che hanno eminentemente i maestri elementari, che debbono capire le cose e le debbono far capire ai bambini. E siccome i bambini non sono ipocriti, se non capiscono, dicono: signor maestro, io non ho capito. E il maestro deve rispiegare, perché i bambini ti mettono in difficoltà. Quando faccio il catechismo ai piccoli, le difficoltà ma, e mi vengono dai piccoli, non dai grandi, perché se il grande non capisce, se ne vergogna di dire che non ha capito, dice sì. Il bambino, se non capisce, te lo dice e certe volte ti mette in difficoltà. E allora ecco la grandezza del maestro elementare, la grandezza di San Pio X, parroco di campagna, ma per nulla stupido, vero teologo che in 3 righe riassume tutta l'ecclesiologia. E questo principio del giuramento antimodernista deve guidare oggi come oggi la nostra, la mia, la sua, quella del professor Lamendola, quella di coloro che ci stanno ascoltando, fede e pratica per vivere nella Chiesa, per combattere per la Chiesa, perché al di fuori di questi principi si sbaglia. C'è, non voglio mettere in dubbio la buona fede di alcuni che dicono il Papa non è Papa. Il sede vacantismo. Capisco che di fronte a quello che è successo nel Vaticano II si possa arrivare a delle posizioni estreme, però quando si nega l'esistenza di un papa in atto da Giovanni XXIII sino ad oggi, l'apostolicità della Chiesa dove sta? O qualchedun altro che dice il papa è Benedetto, non è Francesco, e se uno al canone della messa cita Francesco, addirittura invalida la messa. Vedete, è cozza contro questo principio che ci dà San Pio X, che noi abbiamo giurato solennemente sui Vangeli, davanti all'altare, col Santissimo esposto, con le candele accese, con la cotta alla stola, quindi è stata una cerimonia solenne, molto solenne, che ci obbligava sotto pena di peccato mortale. Abbiamo fatto un giuramento davanti a Dio, davanti agli uomini. E ecco quello che ci dice. Chiesa istituita da Cristo storico, Chiesa custode che deve custodire, conservare la verità, non cambiarla, che è fondata su Pietro, che è capo di tutti i vescovi e dai papi, successori di Pietro, sino alla fine del mondo. Ecco, è quello che ci deve guidare oggi nella nostra lotta. Finito. Bellissimo e chiarissimo soprattutto. Adesso il quarto punto che è proprio legato proprio alla tradizione. Dico agli amici che ci ascoltano che quando parla in questo punto di padri ortodossi, quando si parla di padri ortodossi, non ci si riferisce alle chiese scismatiche, alle chiese ortodosse, ma ai padri della tradizione. Quindi, quarto punto. Accolgo sinceramente la dottrina della fede trasmessa fino a noi dagli apostoli per mezzo dei padri ortodossi, sempre nello stesso senso e nella stessa sentenza,
e rigetto assolutamente la supposizione eretica dell'evoluzione dei dogmi da un significato all'altro, differente da quello che la Chiesa ha tenuto sin dall'inizio, e similmente condanno ogni errore che pretende di sostituire al deposito divino affidato da Cristo alla sposa perché fedelmente lo custodisse. Un ritrovato filosofico o una creazione della coscienza umana, formatasi lentamente con sforzo umano e perfezionantesi nell'avvenire con progresso indefinito. Prego, professor Lamendola, difenda la tradizione. A lei. Beh, è evidente che questo è uno dei punti di snodo che opera un discrimine fra modernità e ciò che non è modernità, tra chi non accetta la modernità pur vivendoci, perché noi materialmente viviamo nella modernità, siamo cittadini del mondo moderno. E cioè, o si è evoluzionisti, nel senso più ampio della parola, non solo in senso dell'evoluzionismo biologico. O si è evoluzionisti o si è tradizionalisti. L'evoluzionismo postula che ci sia una continua evoluzione di ogni cosa, quindi anche della verità, quindi anche dei dogmi, quindi anche del contenuto della fede religiosa. Invece chi è ancorato alla tradizione lo nega decisamente, perché la tradizione con la T grande, è qualcosa, è un sapere di origine non umana. Quindi è qualche cosa che l'uomo ha ricevuto da Dio e non ha la facoltà di cambiare iota unum, neppure in minima parte. Allo stesso modo, o si è seguaci dei principi dell'89 e quindi dei diritti dell'uomo, oppure si crede alla sovranità universale di Cristo. Non ci sono mediazioni possibili. Quindi i cattolici cosiddetti moderni, non parliamo poi di quelli che si autodefiniscono progressisti, sono una contraddizione in termini. O si è cattolici o si è seguaci dei diritti dell'uomo e degli immortali, tra virgolette, principi dell'89. Bisogna pur dire, io non voglio assolutamente entrare nel merito, ecco. Preferisco non entrare nel merito della discussione sul sedevacantismo, su chi è il Papa e chi non è il Papa, perché sempre più mi rendo conto che questo argomento fomenta non solo divisioni, ma anche incomprensioni infinite. E in questo momento di tutto c'è bisogno, tranne che di questo. Tuttavia, non posso fare a meno di riflettere che quando San Pio X mette nero su bianco ciò che la Chiesa ha sempre insegnato, e cioè ubi Petrus, ibi Ecclesia. O quando Pio IX, col Concilio Vaticano I, fa approvare il dogma dell'infallibilità del Papa, né Pio X né Pio IX potevano immaginare che sarebbe arrivato il momento, in realtà non mancava tanto, in cui effettivamente si sarebbe creata una situazione impensata, impensabile, ossia di un papa che, eletto come papa, sfrutta la sua posizione di papa per fare il contrario di ciò che deve fare un papa. E questo problema non riguarda solo il papa, ma riguarda purtroppo dal Vaticano II in poi tutto l'insieme della Chiesa visibile, del clero. Nel senso che da 60 anni la Chiesa Chiesa visibile, sta lentamente appostatando, sta lentamente trascinando le anime di errore in errore, le sta allontanando sempre più dalla vera dottrina, e questa è una situazione che fa scandalo, ma non è uno scandalo, tra virgolette, normale. È il massimo degli scandali, cioè coloro che dovrebbero custodire la dottrina, la stanno tradendo e quindi stanno ingannando i fedeli. Questa è una situazione che richiede una riflessione tutta particolare. Cosa dice Gesù a San Pietro prima di accomiatarsi definitivamente su questa terra? Mi ami tu, Simone? Mi ami tu? Glielo chiede 3 volte. E infine, per 3 volte gli dice: Pasci le mie pecorelle. Quindi il Papa, come ci ricordava prima che Don Curzio, è colui che
pascola, pasce e le pecorelle, nel senso che trasmette loro intatta, immacolata, intangibile, immutabile la vera dottrina. Se però questo non avviene, e per giunta non avviene con la frode, con l'inganno, cioè con la malizia infernale di sfruttare la posizione di papa o di cardinale o di vescovo o di semplice sacerdote, o mettiamo anche di catechista, di diacono, per insegnare una falsa dottrina in luogo della vera dottrina, qui allora secondo me effettivamente il cristiano è chiamato a una scelta estrema. Esattamente come un marinaio, mettiamo anche un semplice passeggero di una nave, il quale si accorga che il capitano, per quanto sia legittimamente capitano, sta conducendo deliberatamente, per qualche sua ragione losca, no? Per esempio per incassare l'assicurazione della società di assicurazione, sta conducendo deliberatamente la nave a fare naufragio. Allora, in questa situazione non basta, io penso, dire, ma comunque io devo rispetto al mio capitano. Ecco, questo fatto del rispetto, dell'obbedienza, della disciplina, che è giusto, giustissimo. La Chiesa ha bisogno di questo più di qualsiasi altra istituzione. Però, se, il tradimento parte dal vertice e a cascata, si diffonde attraverso il clero fino ai laici, a questo punto, a chi bisogna essere fedeli? Al successore di Pietro, che sta agendo da agente del nemico, da traditore di Cristo in primo luogo e ingannatore delle anime, oppure bisogna essere fedeli a Cristo? Perché è vero che Gesù ha fondato la Chiesa, su Pietro, ma è anche vero che la sorgente dell'autorità della Chiesa è Cristo. Il contenuto di verità che la Chiesa trasmette, la ragion d'essere della Chiesa è la salvezza delle anime tramite Cristo. E quindi noi siamo arrivati in un momento drammatico, non voglio dare la risposta, non voglio dire la mia opinione personale, ripeto, per non alimentare le fiamme di una polemica che spesso è sterile e inutilmente divisiva. Però purtroppo, ecco, su questo punto non mi trovo del tutto d'accordo con quello che diceva Don Curzio, perché se è vero che il fedele, e a maggior ragione il consacrato, è tenuto a credere che la Chiesa, che fa capo al successore di Pietro, va obbedita e rispettata in quanto fedele trasmettitrice della verità, se a un certo punto non trasmette fedelmente la verità, ma fa esattamente il contrario. Perché qui non parliamo di comportamenti, non parliamo solo di comportamenti, quindi un cattivo papa bisogna distinguere. Alessandro VI è stato un cattivo papa dal punto di Borgia, per fare un esempio conosciutissimo, è stato un cattivo papa dal punto di vista morale, non cattivo, pessimo. Cioè, se fosse vero anche soltanto un terzo di quello che i contemporanei hanno detto di lui, sarebbe una persona che nessuno vorrebbe avere, nessuna persona per bene vorrebbe avere per amico, neanche alla lontana. Però non ha mai detto eresie, non ha mai sgarrato in fatto di dottrina, e così praticamente tutti i papi, fino al conclave del 1958, è quello il momento di svolta. Quindi, in una situazione di questo tipo, io mi richiamo a quello che ci invita a fare Monsignor Viganò, e cioè a sospendere il giudizio. A non incartarci, tra virgolette, in diatribe su chi è il Papa, chi non è il Papa, anche perché, a mio parere, l'ho detto più volte, si illudono e sbagliano della grossa quelli che contrappongono Benedetto a Bergoglio, come se il pontificato di Benedetto fosse stato un pontificato perfettamente fedele e ligio alla dottrina. Si sbagliano della grossa, perché in realtà dal Vaticano II in poi, ma anche sotto Benedetto XVI, l'errore, l'eresia galoppavano, e lo scandalo, tutte queste figure tipo Enzo Bianchi che hanno preso spazio dentro la Chiesa, ciò è avvenuto proprio durante il pontificato di Giovanni Paolo II e poi di Benedetto XVI. Allora, io dico, penso che sia giusto raccogliere l'invito di Monsignor Viganò. Sospendiamo questa discussione su chi è il Papa, chi non è. Mi rendo conto che è una questione
questione importantissima. E tuttavia, in questo momento, forse la cosa più importante è un'altra ancora, c'è una cosa ancora più importante. Primo, salvare la nostra fede. Secondo, salvare la Chiesa visibile, restandole uniti. Questo sì, l'ho sempre detto, restandole uniti. Quindi, comprendo la sofferenza di quelli che, entrando in Chiesa, vedono cose che, e odono cose che fanno a pugni con la vera dottrina da parte del clero, e tuttavia, naturalmente, nei limiti del possibile, ciascuno deve cercare quelle chiese, quelle parrocchie, quegli istituti religiosi in cui c'è ancora un minimo riflesso della vera dottrina. Questo sì, ovviamente, anche perché sennò lo stato d'animo di amarezza sarebbe tale da mettere oggettivamente il fedele in condizione di non poter neanche ricevere i sacramenti. Non si può accostare a Gesù Eucaristico se si ha il cuore esulcerato, sia pure per motivi comprensibilissimi, dall'amarezza e dalla rabbia, perché bisogna chiamare le parole col loro nome. Comprendo pienamente questa loro sofferenza e tuttavia, ribadisco, bisogna rimanere dentro la Chiesa. La discussione su chi sia legittimamente Papa, e non da oggi, ma da Giovanni XXIII compreso in poi, io penso che sia bene sospenderla, perché verrà il tempo in cui, quando la navicella di Pietro si sarà raddrizzata, quando sarà reso onore alla giustizia e alla verità, e i falsi profeti saranno cacciati a pedate nel sedere, se non lo farà qualcuno umanamente, certamente lo farà il Signore, si potrà fare una riflessione su questo e si potrà anche rendere testimonianza alla verità e dire chi è stato veramente Papa e chi non lo è stato, perché l'elezione formale è una cosa, quando anche fosse perfettamente regolare, ma se io vengo eletto Papa e in cuor mio, oppure semplicemente vengo consacrato sacerdote, è il caso, tornando alla Pascendi, dei sacerdoti che a tempo del giuramento antimodernista, che in cuor loro avevano abbracciato il modernismo. Se io, consacrato in cuor mio, sono fermamente deciso a non rispettare per nulla la vera dottrina, a farmi gioco della gerarchia e della disciplina ecclesiastica e a ingannare a più non posso i fedeli, i miei confratelli, ecco, se io ho questa disposizione interiore, credo che sia legittima la domanda, ma questa ordinazione sacerdotale è valida, questa elezione al papato è valida, credo sia legittima. Certo, essendo una cosa interiore, anche se poi si manifesta in azioni, in parole, però essendo questa disposizione d'animo una cosa interiore, solo Dio la conosce fino in fondo. Lo disse anche il vescovo Grassi, il vescovo americano del Texas, no? Che per primo disse solo Dio sa chi è il vero papa. E quindi mi sembra saggio ciò che dice Monsignor Viganò. Dio sa e giudica come stanno veramente le cose. Dio sa chi è veramente Papa. Noi, nel dubbio, ecco, cerchiamo di non fermarci su questo scoglio, che pure è uno scoglio enorme, no? Che è uno scoglio tale da mettere in difficoltà qualunque anima ben nata, e concentriamoci invece sulla cosa più importante, che è conservare la nostra fede. Quindi conservare anche la vita di grazia. La vita di grazia si conserva attraverso la preghiera e i sacramenti. E come si fa ad avere i sacramenti se non si frequenta più la Chiesa? Ecco quindi la necessità di frequentare ancora la Chiesa, sia pure in condizioni così difficili e di sofferenza interiore come quelle, però senza mai abdicare in cuor proprio alla vera dottrina e senza obbedire a ordini o disposizioni ingiuste, questo evidentemente va da sé, no? Quindi se per esempio l'autorità papale ci dice che abbiamo il dovere morale di prendere le disir di lunga vita, è evidente che non dobbiamo minimamente tener conto di questo falso insegnamento, perché è contrario a ogni vera e sana ogni vero e sano principio della Chiesa Cattolica. Allora, prima di lasciare la parola a Don Curzio per le conclusioni, e se vuole anche commentare quanto appena detto, ecco, dico agli amici che vedranno questa puntata del simposio, voglio chiarire una cosa, chiarirla e ribadirla. Noi, proprio con il professor Lamendola e Don Curzio Nitoglia, prove alla mano
da un articolo che avevamo preso da, su un'intervista del Monsignor Viganò proprio, no? E abbiamo, soprattutto hanno dimostrato il professor Lamedola e Don Curzio, il modernismo di Benedetto XVI e come ci sia una grandissima continuità tra Benedetto XVI e Bergoglio, anche se apparentemente questo non sembra. Andatevi a vedere quella puntata, mi pare si intitoli proprio Papa Benedetto Modernista. Io vi chiedo una cortesia. Bisogna evitare su questi argomenti le tifoserie, perché molti lì mi attaccavano in continuazione dicendo: no, prima stavi con Papa Benedetto, adesso sei contro Papa Benedetto. Io non sono né a favore né contro. Platone è più amico della verità, si diceva. E a me quello interessa. Ricordo che sono stato io a tirare fuori, a far conoscere in Italia tutti gli errori della Declaratio. Fra Alexis li aveva scoperti, io non sono minimamente all'altezza, come tantissimi anche tra sacerdoti e vescovi, cardinali, non si erano resi conto. Fra Alexis li ha scoperti. Io però li ho resi noti, in Italia non si conoscevano. Quando parlai con Fra Alexis, dissi: ma queste cose non si sanno, bisogna farle sapere. Tra l'altro ho avuto anche delle ritorsioni, ovviamente, da parte di YouTube, pure per quella cosa, non sapete quanti video mi ha cancellato, copertine e così via. Quindi, quando poi abbiamo pubblicato Papa Benedetto XVI modernista, è sempre perché noi qui stiamo per ricercare la verità tutti insieme. E siccome non se ne viene a capo di questa storia di chi è il Papa e chi non è il Papa, è inutile stare lì a creare conflitti continui e soprattutto a fare tifoserie. Io che non ce l'ho con Papa Benedetto, dimostra il fatto che sono stato io in Italia a rendere pubblica la storia della Declaratio che giaceva in un angolino sul sito di Fra Alexis. Quindi a dimostrazione che io non sono un tifoso né dell'uno né dell'altro. E ringrazio sempre Don Curzio e professor Lamendola perché per questa disponibilità che hanno per aiutare tutti insieme. Io questi incontri non è che sto qui semplicemente in qualità di intervistatore, anche se spesso sono conversazioni, ma io ricerco la verità con tutti voi. Loro ci aiutano a chiarirla, che sono degli esperti, ne sanno molto più di noi. Eppure anche loro, vedete, non è che ne vengono a capo per cui dicono il Papa è questo, punto e basta, che la situazione è ingarbugliatissima. Quindi vi pregherei di non fare le tifoserie e di pregare, invece di fare le tifoserie, investite quel tempo nella preghiera, chiedendo al Signore: Signore, aiutaci il più presto possibile a sciogliere questi nodi, come è stato per il precedente scisma del fine Medioevo, quando c'erano tre papi, a un certo punto non si sapeva chi fosse il papa, era una situazione di confusione ingarbugliata pure lì, e poi si è sbrogliata. Quindi, invece di fare tifoserie, preghiamo tutti insieme. Ecco, da questo punto di vista, cerchiamo di essere tutti solidali, da questo punto di vista. Allora, Don Curzio, se vuole concludere questo nostro incontro, se vuole, non so, aggiungere qualcosa a quanto ha detto il professor Lamendola, faccia lei. No, io mi scuso se forse mi sono espresso male. Volevo semplicemente dire: non si può e non si deve obbedire a ordini illeciti, anche se vengono dal Papa, dal Vescovo o da tutto l'Episcopato, perché la rivelazione e la morale sono superiori persino al Papa. Autorità umane superiori al Papa non ce ne sono. Neanche tutti i Vescovi del mondo, neanche tutti i Cardinali del mondo messi insieme sono superiori al Papa. Però se il Papa ci chiede di credere o di fare delle cose contrarie al dogma e alla morale, non si deve obbedire. Di lì a volerlo deporre, come già prima ancora di Fra Alexis che lei ha citato, uno storico che adesso invece poi è il propagandista per eccellenza dell'elisir di lunga vita, rifacendosi alla
Congregazione Dottrina della Fede del 2005 sotto Benedetto, ripresa poi nel 2020, 15 anni dopo, con Francesco, ebbene, costui aveva lanciato un movimento al quale poi non dettero luogo né Monsignor Schneider né il Cardinal Barck per far deporre Francesco e fare eleggere un altro Papa al posto suo. È quello che bisogna evitare. Il fatto, non mettiamoci a litigare chi è e chi non è, non si deve obbedire a ordini illeciti, è lapalissiano. Però non si deve arrivare soprattutto a questo eccesso di deporre noi, che non abbiamo l'autorità, un Papa, eleggerne noi un altro, non avendo noi questa autorità. Era quello che volevo dire io. Niente di più, niente di meno. Bene, allora possiamo concludere questa puntata del simposio. Rimando la fine del commento al giuramento al prossimo incontro. Mai come adesso ci serve, Don Curzio, una sua benedizione conclusiva. Prego. Benedizio Dei Onnipotenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos, manet semper. Amen. Amen. Bene, grazie professor Lamendola, grazie Don Curzio, alla prossima puntata. Un pollice su per il mio lavoro, sempre incollati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.